tutti, questa è la quinta edizione del Pavia Pride. Quest'anno il Pavia Pride tratta il tema della comunità, perché vogliamo festeggiare la nostra comunità territoriale pavese, e il titolo del Pavia Pride è "Tutti insieme favolosamente". Vi aspettiamo tutti e siamo qui in corso Cavour davanti al Carducci e tra poco si partirà. Non vediamo l'ora di festeggiare insieme la nostra comunità LGBT. E adesso ballare e saltare! E ci stiamo scendendo verso il fiume, perché noi siamo in marea! Finalmente una giornata di colore a Pavia, oh, in questo mortorio di questa città un po' di colore. Oh. tutte insieme favolosamente, vi vedo, vi sento, vi percepisco, non so se voi percepite il mio odore. Allora, fischio, chiudo le gambe. Ok. Accanto a me vedete, per tradurre in lingua dei segni italiana, Elisa Verrando, a cui facciamo un enorme applauso. Per tutte e tutti e tutte coloro che vogliono avere la traduzione simultanea in lingua dei segni possono avvicinarsi qua, e quindi fate spazio ragazze e ragazzi, grazie, gentilmente verso le prime file. Ciao bella gente, siete bellissimi! Siete favolosi. Io, se c'è una cosa di cui sono orgogliosa, è rivedervi tutti gli anni qui al Pavia Pride, sempre di più, sempre più belli, sempre più numerosi. Sono orgogliosa di voi, sono orgogliosa di noi. Siamo una meravigliosa comunità LGBT+. Siamo una bellissima famiglia. È incredibile pensare che 14 anni fa si pensava che qui a Pavia non c'era un gay, una lesbica, una persona trans, una persona bisex, una persona queer, e oggi vedervi tutti qui mi fa stare bene, mi fa stare in famiglia, io sento la vostra vicinanza, sento che siamo una meravigliosa comunità, e io credo che ci sia qualche cosa che ci stringe, che ci accomuna, ed è, credo, soltanto, e non è soltanto, è una grande cosa, la voglia di libertà, la fame di libertà. Abbiamo imparato col tempo che la vita è troppo bella per sprecarla, per non viverla pieno, e noi questo lo stiamo facendo oggi, e lo dobbiamo fare tutta la vita, perché questa città l'abbiamo colorata di arcobaleno, e oggi la viviamo tutti i giorni di arcobaleno, perché non abbiamo più paura. E perché non abbiamo più paura? Perché siamo una comunità, ci difendiamo l'uno con l'altro. E adesso vi devo chiedere un favore, vi devo chiedere un attimo di pazienza, perché devo fare una cosa che è molto importante per me. Prego, no. Lo sai quanto sei importante per me? Lo sai quanto ti amo? Anche se mi dici che non te lo dico mai, però lo sai che ti amo, vero? Sì. Tu sei l'amore vero. Tu sei la passione, tu sei la famiglia, tu sei casa, tu sei il mio rifugio, e io non posso pensare di vivere la mia vita senza di te. Voglio alzarmi tutti i giorni e averti vicina, andare a dormire insieme, mangiare insieme, ridere insieme, litigare insieme e poi fare pace. E lo voglio fare per sempre. E adesso qui con 4 amici intimi devo chiederti una cosa. scusate. Freeze! Non abbiamo ancora sentito la risposta, perché mi ha preceduto sul tempo solo perché lei ha una carica più alta della mia. Io sono un po' meno brava con le parole e quindi me l'ero scritto. Però a questo punto ormai glielo leggo. Io so che la mia compagna ha un problema col tempo e quindi pensavo che se avessi dovuto aspettare lei avrei aspettato fino all'età pensionabile. E invece, però a questo punto l'ho scritta. Allora dimmi. Cara Barbara, ripenso a quando ci siamo conosciute. Alla prima volta che sono entrata al caffè teatro e tu, da buona peregina quale sei, prendevi tutte le ragazze e le portavi da una drag che era lì a dipingere la faccia a chi arrivava. Mi hai sorriso ed ho subito pensato che ci saresti stata molto bene nel mio letto quella sera. Poi, da buona stemmia quale sono, ho bevuto un cocktail e vabbè, è già tanto che sono tornata a casa da sola. Esatto. Sono tornata il martedì successivo per cercarti e ti aspettavo. Ti ho vista arrivare piena di borse, mixer, cassa e non riuscivo a non guardarti. Abbiamo iniziato a conoscerci e siamo uscite insieme. E l'unica cosa della quale eri sicura era che non avresti voluto una relazione. Ma nel frattempo ovviamente spazzolino, vestiti e tutto il resto, i gatti, erano già a casa mia, quella che poi sarebbe diventata la nostra prima casa. E ci siamo innamorate, abbiamo imparato a conoscerci ed oggi non riuscirei ad immaginare la mia vita senza di te. Penso al mio futuro tra 30 anni. Immagino non dire. Ti amo nonostante i tuoi problemi con il tempo e tu mi ami nonostante i miei difetti e il mio essere inevitabilmente una prima donna, ormai lo sai e ci ridi su. Abbiamo affrontato momenti difficili, ma siamo sempre riuscite a superare tutto insieme e molte volte di fronte ai problemi che la vita ci ha messo davanti riuscivo ugualmente a sorridere pensando che comunque io e te eravamo e siamo un punto saldo. Bravo! Una di quelle cose che non si mettono in discussione. Tante volte mi fermo a guardarti e sorrido da sola e tu tutte le volte mi chiedi perché sto sorridendo e io ti guardo e ti dico perché ti amo, perché mi piaci ancora come il primo giorno e tu lo sai e ridi. Sai bene che la sicurezza che ho in me stessa è tanta. Ma se sono così sicura oggi è perché tu mi dai tutte quelle certezze delle quali io ho bisogno. Sei la mia ancora, il mio porto, sei la mia casa, sei esattamente il mio punto di arrivo nelle giornate no e lo sei anche quando tutto sembra andare magnificamente bene. Ti rimprovero sempre di dirmi poco spesso la parola ti amo, ma amore lo sai che io lo so perfettamente. E non avrei mai pensato di dire io tutto questo su un palco perché stavo aspettando che lo dicessi tu, ma in realtà l'hai detto e per una volta volevo essere io a sorprenderti, visto che questa era più una cosa che da te, non da me, e quindi vorrei vederti il giorno del nostro lesbimonio, vorrei prepararlo insieme. Vorrei essere circondata da tutti i nostri amici, magari un po' meno perché la spesa diventerebbe un po' eccessiva, non ve ne vogliate. E quindi ho anche una pagetta. perché il brillozzo non ti piace, quindi Barbara vuoi sposarti? Mi sa che hanno entrambe detto sì! Oh, finalmente fanno di questa associazione un'associazione con una premier e una first gentleman oneste. Allora, intanto vi voglio ringraziare e voglio dire che voi siete un branco di favolose persone, siete degli amori. Voleva dire merde! No, vabbè, ci hanno fatto la sorpresa, perché noi giuro che non lo sapevamo, è stato bellissimo. Allora, introduco una persona che ammiro in un modo incredibile, è una persona che, come dire, è diventato il sindaco più famoso d'Italia. Gianmarco Negri, primo sindaco trans d'Italia, e sei famosissimo. Ed è un onore averti qui su questo palco del Pavia Pride. Grazie. Ciao a tutti, sono un po' frastornato da queste bellissime elezioni che mi hanno visto con mia grande sorpresa vincere e diventare sindaco del mio piccolo paesino, e in realtà non è stata poi una vittoria soltanto mia, è una vittoria, per usare un termine a noi tanto caro, se vogliamo trasversale, perché è della nostra comunità ma è anche dei componenti della mia lista che mi fa piacere magari dirlo, visto che qualcuno potrebbe conoscerli o magari le vostre strade si sono incontrate o si incontreranno, non sono LGBT, eppure hanno sostenuto insieme a me anche le critiche, i momenti difficili, e quando io ho detto loro ragazzi ma non è che per caso avete difficoltà comunque a sostenere un ragazzo transessuale, mi hanno detto guarda, questa è una parte di te che a noi non interessa, se dovessero arrivare delle critiche su questo noi siamo con te, noi ti difenderemo, noi ti sosterremo. E credo che questo qua sia un messaggio molto bello, soprattutto perché arriva dalla provincia. Spesso mi è capitato... Spesso mi è capitato di sentirmi dire durante le riunioni nelle auto mutuo aiuto, ma Gianmarco come si fa a fare una transizione? Io abito in un piccolo paesino, ho paura, non so come la prenderanno i miei amici, i miei parenti, mi vergogno, devo scappare, prima andrò a abitare a Milano, a Roma e poi potrò prendermi in mano la mia vita. E io credo che questo risultato sia un po' la risposta a tutte quelle paure, ovvero state a casa, date fiducia alla gente, ma soprattutto date fiducia a voi stessi, perché se ce l'ha fatta Tromello, se ce la fa Pavia, ce la possiamo fare tutti. Grazie mille. Grazie ancora a Gianmarco Negri, sindaco di Tromello, il primo sindaco transgender d'Italia. Un esempio per tutto e per tutti noi, si può fare! Teto News, l'essenza della notizia.